pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccoci qua, il mondo digitale non avrà più segreti per voi se telefonate subito al numero 06 37 35 3302, oppure scriveteci a unomattinainfamiglia@rai.it, oppure scriveteci anche su Facebook o su Twitter. Caro Marco, eccolo. Notizia shock per i frequentatori di Twitter. Perché quali dati sono stati appena pubblicati? Allora, la Southern University of California ha pubblicato una ricerca per cui più del 15% degli account, cioè di quelli che dovrebbero essere veri utenti di Twitter, pare siano falsi. Io peraltro già nel 2012 ne avevo pubblicato una io che aveva scosso un po' di clamore internazionale in vari media, che diceva sostanzialmente una cosa simile. È evidente, Twitter è un mondo dove fare gli account è molto facile. Diciamo che si possono distinguere alcuni abbastanza facilmente, soprattutto quelli che non interagiscono. Però, soprattutto in questo momento in cui Twitter, per chi non lo sapesse, è in crisi, è un momento di crisi, perché ci sono altri social network che stanno andando molto meglio, in più ci sono dei problemi interni di gestione, una serie di cose, quest'altra botta della Southern University of California non ha aiutato. E quindi come li distinguiamo? Niente, è molto complesso, molto complesso, molto complesso. È tempo di soccorrere un paziente digitale, il tuo primo paziente della giornata, Marco. Eccolo. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, buongiorno professore. Buongiorno. Le vorrei fare una domanda. Esistono dei siti per scaricare gratuitamente le favole per i bambini? Grazie. Allora, direi che più che i siti, parliamo degli smartphone, che tanto li abbiamo sempre tutti in mano, poi nella cameretta dei bambini è ancora più facile da trasportare. Per cui, negli smartphone ci sono tutta una serie di applicazioni che si trovano nei vari store, nei vari negozi di applicazioni che ogni telefono, ogni smartphone ha, e esistono sia le favole da scaricare, quindi i testi da leggere, sia addirittura quelle che vengono già raccontate. Può sembrare un po' digitale, un po', no, esagerato, perché poi figurati io, cuore di papà analogico, bisogna raccontarle ai propri figli le favole, però mi ricordo che avevo un mangiadischi, qui si vede l'età, perché il mangiadischi, con il 45 giri, con la favola raccontata, non mi ricordo, mi sembrava Alberto Lupo, uno grande della Rai, o altri, comunque erano le voci storiche, no? Che raccontavano le favole benissimo. Sì. E in effetti quelle voci così calde di una volta, non so se sono così sostituibili, cioè un conto è l'applicazione fredda e un conto è quella voce là, per cui le suggerirei un bel 45 giri e la favola di Alberto Lupo. A trovare il 45 giri, non sarebbe si trovano bello. Più facilmente. E adesso video curioso, ma cosa avrai scovato, Marco? Allora, qui con tutti questi robot in giro i mestieri incominciano a essere a rischio. In questo caso un robot ha costruito una casa, ma non una casa di plastica, una casa di cemento in 24 ore. Ma dai. Quindi qui adesso c'è un problema, perché il famoso muratore pota il muro, tira sul muro, e qui comincia a essere battuto dal robot, che vedete fa delle cose straordinarie. E poi non si stanca mai, e poi non va a dormire, e poi non gli servono le ferie. Una casa intera per 24 ore. Una casa intera, e sono sempre di più le tecnologie di questo tipo. Immagina, no, chi deve costruire case, quanto risparmia e quanto più veloce. Non è ovviamente nostro, come dire, ruolo giudicare, no? Quanto sia giusto rispetto alla società, però la società sta andando oggettivamente in questa direzione e secondo me bisogna incominciare a prepararsi ad un mondo in cui i robot faranno la maggior quindi parte. Quindi iniziamo a fare le valigie, professioni. Marco. Cioè, le valigie, andiamo su Marte, dove c'è lavoro. Ed ora tutorial logico a scopo digitale, vediamo che cosa ci insegnerà oggi il nostro Prof 2.0. Allora, quando normalmente con i normali smartphone bisogna scattare le foto, a volte magari può essere utile avere un sistema per scattare a distanza, perché a volte magari uno dice il famoso braccio di ferro, come si chiama, l'asticella, sì, no? Però in realtà dovete sapere che basta collegare una normalissima cuffietta, potete tenere anche il telefono lontano, appoggiarlo da qualche parte eccetera, e semplicemente premendo il tastino del questo qui centrale, con quello possiamo scattare la foto. No? Vedete? Ma sai che non lo sapevo? Si scatta la foto e quindi è molto comodo, perché ecco la foto che ovviamente è venuta malissimo. Bella, ma visto che bella, con questa sfumatura è artistica. Molto artistica. Però ho dimostrato che col tastino possiamo scattare la foto. Bravo Marco, adesso ti leggo la mail di Mario che ci ha scritto. Ho smarrito il mio codice fiscale e ho letto che si può chiedere il duplicato online. Mi può dire come si fa? Così almeno non faccio errori, certo. Scrive. Allora, in questo caso credo si riferisca alla tesserina
Perché se uno smarrisce il codice fiscale tout court, basta che vada su un sito, cerchi il codice fiscale, si genera automaticamente molto facilmente. Se invece quello che ha perso la tesserina e lo vuole ricevere di nuovo a casa, c'è un sito dell'Agenzia delle Entrate che si raggiunge attraverso telematici.agenzieentrate.gov/richiesta duplicato web. Aiuto. Ma basta cercarlo come al solito nei motori di ricerca e ti portano presso questo indirizzo. A questo punto si clicca su richiedi duplicato, segui tutta la procedura, dove scrivi come ti chiami, dove abiti, eccetera, e poi alla fine lo riceverai a casa. Vediamo in fondo che c'è una cosina con scritto codice di sicurezza e lì bisogna ripetere le paroline che ci sono scritte un po' strane, sono scritte così affinché solo un umano sia in grado di riconoscere quelle scritte, sono delle lettere che di solito sono poco leggibili, devono essere riscritte sopra e dopo si procede con la richiesta. Quel codicino si chiama appunto CAPTCHA. E a proposito di CAPTCHA, io proprio questo volevo chiederti. Oh yes, oh ecco, yes. Che cosa, cioè, guarda qua. Che cosa significa? Guarda qua, questo qui significa Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Perfetto. Che vuol dire? Tradotto in italiano. In italiano vuol dire che è un sistema automatico per distinguere le persone umane dai computer utilizzando di base il principio di Turing che aveva inventato il primo sistema appunto per distinguere, la prima logica per distinguere i robot dagli umani che ovviamente possono fare scelte univoche eccetera eccetera. E quindi, ma in sostanza il CAPTCHA è quella sorta di codicino che si trova in ogni sito che di solito richiede la compilazione di un form, siccome per evitare che i computer, cioè altri software, possano imitare l'uomo e quindi incominciare ad inserire codici e iscrizioni a raffica, ogni volta si è bloccati dal dover inserire questa frasetta che di conseguenza di solito può fare solo un umano, anche se ormai anche i computer riescono ad arrivarci. E abbiamo aggiunto quindi questa parola CAPTCHA al vocabolario di questa settimana. Il digitale, caro Marco, che finora ha vinto solo sullo spazio, beh, ora supera anche le barriere del tempo, cioè... Che cosa? Persino una dimensione ultraterrena. Sì, ma cosa sta accadendo? Beh, che si gioca un po' con le app, no? A volte si gioca, le app, spero. Si gioca un po' troppo, a mio parere, però adesso non voglio fare il luddista, che sono quelli antitecnologici. Poi noi ci mancherebbe, io figuriamoci. Sono un tribuno del digitale. Ma ecco, qui c'è un'applicazione che sostanzialmente scansiona il viso dei propri cari, dopo che sono dei defunti, e è in grado di portarseli dietro nei selfie. Cioè, in sostanza, una volta che tu l'hai scansionato e ce l'hai nella tua applicazione, quando ti fai un selfie con qualcuno o di fronte a qualcuno, ti porti anche lui. È un po' così inquietante. Ma devi sapere che c'è anche di peggio, nel senso, dal punto di vista di che cosa si sono inventati. Sostanzialmente, hanno fatto un'altra applicazione che è in grado... Dopo i selfie? No, dopo il selfie, brava, di raccogliere tutte le caratteristiche del defunto, quindi com'era in vita, come parlava, cosa scriveva, raccolgono tutte queste informazioni dai social network di solito, o gli puoi dare tu da mangiare una serie di cose, e cerca l'applicazione con una sorta di intelligenza artificiale di riprodurre l'atteggiamento che avrebbe avuto se fosse stato vivo. Con la stessa voce? Bah, con la stessa voce non ci siamo ancora, ma ci arriveremo, eh? Potrà essere molto inquietante, ma questa è una certezza. Diciamo che per ora puoi chattare sapendo che di là risponde più o meno nello stesso modo. E quindi ti risponde. Ragazzi, il digitale a volte arriva anche a questo. Sono un po' esasperate, effettivamente, no? Che ne dici? Un po' estreme. Un po' estreme, e lasciano un po' così. Però noi raccontiamo tutto quello che è digitale, anche quando è strano, anche quando a volte, no? Che ne dici? Assolutamente. Sì, dai. Grazie Marco Camisani, Calzolari anche oggi. E ti aspettiamo sabato prossimo, naturalmente. Sempre pronto, Ingrid. Bravo.